Ben ritrovati di nuovo su Review You. Andiamo a vedere insieme questi guanti, un prodottino utile per chi va a fare apnea, pesca subacquea, ma comunque anche per chi, non so, ha bisogno di guanti resistenti per cercare con il metal detector, quindi scavare, o anche per chi magari deve effettuare dei lavori in giardino, non so, forse per questo no, ma adesso andiamo a vederli insieme e capirete anche il perché. Sono dei guanti che ho acquistato su Amazon ad un prezzo di 17-18 euro, mi sembra che erano scontati, quindi vi lascio il link in descrizione così potete qui sotto consultarlo e vedere a che prezzo sono ed eventualmente acquistarli. Vi dico la marca Salvimar, come vedete il logo è impresso sulla parte posteriore della mano. Il materiale è una stoffa barra nylon molto resistente. Qua abbiamo una parte elastica che va in corrispondenza del polso e li stringe davvero bene. Sulla parte del palmo abbiamo invece questa parte ruvida, vedete? È una fibra di vetro apparentemente barra una gomma, quindi una parte che è pensata appositamente per evitare abrasioni sulla mano, quindi ferite da scogli, quando si va magari a toccare uno scoglio, appoggiarsi, magari i pesci comunque quando li pescate hanno delle spine, non è detto che ci possa essere il rischio anche di pungervi la mano. Non dico che proteggano al 100%, però comunque una certa protezione ce l'avete. Andiamo a indossarli. Questa è una taglia M. Io non ho una mano piccolissima, però devo dire che sono indeciso se questa possa essere effettivamente la mia taglia o meno. Di solito prendo una taglia L sui guanti. Leggevo che una taglia in meno è sempre raccomandata, perché poi con l'acqua si ammorbidiscono, si allargano, anche se ho fatto la prova in acqua e devo dire che sì, si ammorbidiscono un po', come vedete adesso è anche duro che piegare le dita, non si piegano facilmente, però ecco, sono un po' in dubbio se la taglia sia effettivamente quella giusta. Magari proverò a fare un cambio e vedere se una L va meglio. Comunque sono belli, come posso dire, stretti anche al polso, calzano bene. L'unica cosa appunto che, siccome questa parte è bella protettiva, rigida, si fa un po' fatica a piegare le dita, quindi anche nell'ottica di andare a premere il grilletto si riesce sicuramente a caricare, certo, però questa è una taglia in più, andrebbe bene, andrebbe meglio. Non vado a provare l'altro perché non ha senso. Comunque vi faccio vedere anche l'interno. L'interno è tutto così, bello resistente, e per il resto che vi posso dire, che sicuramente è un prodotto da avere quando si va ad effettuare la pesca in apnea, ma non solo per il fattore abrasioni, ma anche perché dopo un po' che state in acqua le dita incominciano a, non so, a diventare un po' raggrinzite, anche se devo dire la verità aiutano un po' sicuramente, ma non sono ermetici, quindi un po' di acqua entra comunque all'interno, quindi è più che altro anche una questione di protezione dall'escursione termica, quindi la dispersione di calore corporea. Secondo me, come la muta può aiutare per un fattore di dispersione di calore, aiutare comunque a tenere il corpo freddo, la temperatura corporea, anche i guanti possono essere utili in questo senso, oltre a proteggervi un po' le mani. Ci sono anche altre recensioni che effettuerò su questo canale, quindi iscrivetevi, tenetevi aggiornati. Vi lascio comunque le descrizioni, vi lascio il link in descrizione delle altre video recensioni che ho effettuato di prodotti riguardanti la pesca in apnea, tra cui un fucile pneumatico, olio pneumatico, delle pinne, della Cressy o la muta da sub e altri articoli interessanti. Se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela. Alla prossima review.